pronto soccorso sulla strada in uno dei quartieri più popolosi della capitale. Siamo all'ospedale Vannini a Tor Pignattara, nella periferia est di Roma. Qui vicino a me c'è la dottoressa Tiziana Bianchi, coadiutore della direzione generale della struttura. Dunque, il Vannini è un ospedale con un elevato bacino d'utenza in un territorio con una forte presenza multietnica. Assolutamente sì, il bacino d'utenza monta circa 300.000 abitanti, gli stranieri sono molto numerosi, in particolare etnie indiane, cinesi, del Bangladesh e dell'est Europa. È anche importante la percentuale di residenti anziani. Come ha detto lei prima, abbiamo un pronto soccorso su strada che annualmente conta circa 45.000 accessi. L'ospedale è fortemente radicato qui nel quartiere, diciamo che è cresciuto insieme al quartiere, il quartiere è cresciuto insieme all'ospedale. Il Vannini è una struttura religiosa accreditata con la Regione Lazio e le suore sono parte attiva nell'offrire assistenza e cure ai malati. Vediamo. Sono Suor Regi, membra dell'Istituto Figlie di San Camillo. In questo ospedale siamo circa 30 suore, tra coordinatrici, responsabili dei servizi e dei vari uffici. Noi che proveniamo da diverse culture e lingue, in questa zona di Tor Pignattara, dove giungono gli utenti di varie etnie, troviamo un terreno fertile per svolgere la nostra missione e così realizzare il sogno dei nostri fondatori, cioè di essere Cristo misericordioso verso Cristo sofferente, verso ogni persona che viene nel rispetto delle differenze, anche quelle religiose. Il Vannini ha investito molto nell'innovazione tecnologica acquisendo nuove apparecchiature. Sì, ultimamente la proprietà ha fatto degli ingenti investimenti acquisendo una nuova risonanza magnetica di ultima generazione, due nuovi mammografi e rivedendo anche tutto il parco degli ecografi. Questo perché non è più solo un ospedale di quartiere, un ospedale di frontiera, ma è diventato un ospedale all'avanguardia, quindi ha richiamato anche delle professionalità e a loro volta hanno richiamato dei pazienti al di fuori del bacino di utenza di questa zona. Un altro impegno della struttura è quello dell'abbattimento delle liste d'attesa. Sì, la proprietà quindi si accolla una spesa in più, quindi attraverso il pagamento dello straordinario del personale, per riuscire a garantire in tempi più rapidi la parte diagnostica della nostra radiologia. Grazie alla dottoressa Bianco. Grazie. Sportello Salute torna sabato prossimo.